Ciao ragazzi e ciao ragazze, eccoci Surframe e bentornati in questo nuovo video guida. Dunque, oggi vi porto con me su come riuscire a maxare qualunque Warframe esso sia, quindi dal livello 0 fino al 30 in pochissimi minuti. Ovviamente questo è un metodo molto avanzato, visto che in primis dovete aver sbloccato l'helmet, poi avere già alcune abilità scollegate già per l'helmet e infine il Q-Abram, eccetera, ok? E ovviamente questo è un metodo che uso solo ed esclusivamente se devo maxare un Warframe formato, quindi avergli messo un po' di forme, eccetera. Ma se volete maxare solo il Warframe per i punti esperienza, per la maestria, ci sarà un altro metodo di farming a parte, quindi se vi interessa scrivete voi nei commenti e provvedete a farlo, ok? Allora, il metodo in questione, ragazzi, è il metodo con l'abilità Silence, quindi con l'abilità Banshee scollegata. In questo caso, se avete un po' di capacità, mettete un modo di durata e un po' di portata. Io in questo caso ho messo Primer Continuity, Constitution e Augur Message per la durabilità. Infine, per la portata, ho messo Stretch, Augur Reach e infine Cannon Drift per la portata. E in questo caso, ho messo anche Streamlab per l'efficienza e energia. E infine, l'unica mod che reputo essenziale è il Primer Surefoot per il 100% di probabilità di resistere al atterramento, visto che il Brahma ci provoca questo effetto. Infine, non è proprio obbligatorio, se avete anche l'Arcane Acceleration, mettetelo perché il 90% di carenza di tiro per le armi primarie non fa mai male. Passando all'arma in questo caso, quindi col Q-Abram, è una build basata sulla Primed Firestorm, quindi che ci dà il 44% di raggio esplosivo durante il colpo. Poi vi consiglio anche di mettere Y Acceleration per la carenza di tiro, visto che più caricate il colpo velocemente, meglio è. Infine, la build è veramente una stronzata, visto che il livello dei nemici sono veramente bassi, quindi va benissimo anche a qualunque build che avete. Passando proprio alla cosa essenziale, vi consiglio di mettere solamente l'Ammon Drum, quindi per il munizione massima del 90%, e infine Hast, che vi riduce il 100% di probabilità che il nemico possa udire il suono dell'arma, ok? Come compagna, ragazzi, non c'è manco bisogno che lo dica, quindi mettete lo Smita Cavat, quindi se siete fortunati vi darà anche un buff di affinità, perciò maxerete Warframe veramente un batter d'occhio. Quindi la missione che noi andremo a fare è praticamente la missione Stermino su Setana, quindi Adaro. Il livello di nemici sono 32-36, quindi ragazzi veramente bassissimi, perciò direi di partire. Ragazzi, una volta che sarete arrivati effettivamente in missione, quello che dovrete fare essenzialmente in questa partita è effettuare le uccisioni stealth ai nemici avendo il silence attivo, visto che vi aiuta maggiormente a non farvi individuare dai nemici presenti, ok? Ovviamente per i nuovi giocatori che non sanno effettivamente a che cosa serve effettuare queste uccisioni stealth ai nemici, il gioco funziona che se voi ammazzate un quantitativo di nemici senza che se ne accorga la vostra presenza, accumulate un quantitativo di moltiplicatore di esperienza che vedete qua in alto a destra per un massimo di 500 per. Quindi se siete talmente bravi a fare una stermina in questo caso su Adaro senza che se ne accorga la vostra presenza e avete praticamente permanentemente fisso i 500 per, ragazzi, avete praticamente maxato il Warframe a livello 0 fino al 30 in pochissimo tempo, anche senza boost affinità. Io in questo caso, avendo anche il boost affinità, come state vedendo dal video, sono abbastanza scarso, vedete, sbaglio molto il moltiplicatore di affinità, visto che tendo per lo più a rushare la partita. Quindi il consiglio poi che vi posso dare è: state molto più attenti, anche se avete il silence attivo non vuol dire che i nemici non vi sgamano, ok? Quindi state molto attenti a non farvi individuare dai nemici e cercate di non rushare. Cioè, state tranquilli, non rushate, vedete che siete sempre intorno ai 2 minuti, finita la partita e avete già maxato il Warframe.
Come al solito, sfido di esservi stato d'utile, ovviamente se avete qualche domanda e perplessità scrivete qua nei commenti. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un bel like e iscrivetevi al canale e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzuoli!